Preoccupazione è il fatto che ci vediamo di fronte al fatto di non lavorare, perché per quanto poco, mancandoci il parcheggio, anche se viene lasciata la viabilità stradale, però comunque la gente non ha modo di fermarsi e di venire da noi a comprare. Non nascondono le loro preoccupazioni i commercianti che gravitano intorno a Piazza Vittoria in vista dell'avvio dei lavori per la realizzazione del parcheggio interrato, a non far dormire loro sonni tranquilli, soprattutto la durata dei lavori. Essendoci reperti storici sotto, probabilmente la durata non sarà quella stabilita, ma sarà molto più lunga. È quello che a noi ci preoccupa come attività. Ovvio che un parcheggio, come tutte le grandi città, ci sta, però bisogna vedere la durata, ci metterà sicuramente in ginocchio. Sono contraria perché ci porterebbe solo grandi, enormi disagi. È un progetto che a noi ha sempre convinto come risultato finale, perché sicuramente porterà molti stalli a 50 metri, quindi un potenziale di clientela bello importante. Quello che ci preoccupa, però, come abbiamo sempre detto, è come arriveremo all'ultimazione del progetto, perché 2 anni di cantiere, che possono diventare 2,5, 3, per quanto ci promettano un impatto quasi zero. Al momento nulla, visto che ci sono mille parole sul sì, no e via dicendo. Di conseguenza, vivo la giornata, navighiamo a vista. Su una cosa però cittadini e commercianti sembrano concordare, sulla necessità di risolvere il problema parcheggi in città. Resta comunque il problema del parcheggio, dove secondo il mio punto di vista ci sono altri luoghi dove poterlo fare, magari anche alla luce del sole, non dovendo interrare o scavare. Mamma mia, c'è un problema, ogni volta viene, cioè, sei obbligato, altrimenti non vieni, perché non trovi un parcheggio neanche a morire. Bellissimo. Bellissimo, speriamo che lo facciano. Serve. Certo, speriamo che non trovino ancora reperti. Questo è l'importante. Altrimenti i tempi si allungano. Si ferma tutto, sì. Avete avuto difficoltà a trovare parcheggio? Sì, oddio, ogni volta è così. Mi sono rotto le scatole. Treviso è così purtroppo, è molto peggiorata negli ultimi anni. Non è possibile aspettare 40 minuti per un parcheggio. Qual è il parcheggio? In centro o meglio fuori mura? Centro.